piazza del Cannone, ciao! Milano, 3 ottobre, manifestazione speciale con la quale stiamo gridando a gran voce che il riconoscimento di diritti sacrosanti e inviolabili ormai non è più rinviabile. Però, come ogni manifestazione che si rispetti, anche questa ha una parte seria, certo, che è egregiamente presentata da Massimo Cirri, e una... un po' più cialtrona, ecco, che è presentata da Antonio Capitani e da Manuela Doriani. E facciamo anche rima. Allora, ancora benvenuti, io sono veramente orgogliosa, sono veramente emozionata, ringrazio chi mi ha invitato perché sono stati dei momenti veramente che mi hanno proprio emozionata e sono contenta, sì, orgogliosa di essere qui. Grazie, grazie, grazie. Allora, è il momento della musica. È il momento della musica, quindi, ma una parte cialtrona, ma fino a un certo punto, perché noi abbiamo due fior di band oggi da presentare. Ma quanti sono? La famiglia Bradford, ma sembra. Chi è vecchio come me se le ricorderà sicuramente. Esatto. Sono tantissimi. Sono tantissimi. Loro sono i Bob the Mank and the Soul Sisters. Allora, attenzione, perché hanno una storia veramente anche molto divertente. Vorrei il frontman, che è lui. Ah, ok, le Soul Sisters hanno una storia veramente molto interessante, ce l'hanno raccontata prima. Volevo sapere da te come nasce questo progetto musicale. Allora, questo progetto nasce nell'ambito del quartiere di Via Padova, della scuola del Trotter. Uh-huh. Siamo un gruppo di amici, genitori e anche altri ragazzi che abbiamo una passione che è il soul e ci divertiamo a suonare insieme da 2-3 anni. Siamo Babbi e Sister, siamo pieni di colori e ci divertiamo a suonare insieme. Però attenzione, perché sono tutte mamme e tutti papà, ma c'è anche un elemento di disturbo in mezzo. La Sister Martina. Lei che è figlia di qualcuno di voi? Sì, sì. Sì, ok. Ed è una cantante. Ed è la cantante. Ma come avete messo insieme tutti questi talenti? Avete imparato piano piano o ognuno di voi già cantava, suonava uno strumento? Allora, ognuno di noi cantava, ci sono dei musicisti seri, veri, poi ci sono dei musicisti dilettanti e insieme, comunque abbiamo messo insieme come in un puzzle i vari pezzi, siamo riusciti a nascere come gruppo, okay, soprattutto con l'intento di divertirci, di offrire qualcosa anche a noi stessi. Poi dopo vedrete voi se siamo all'altezza del soul. Siamo assolutamente pronti per sentirvi. Ma com'è la convivenza fra voi? Pacifica? Anche di molto pacifica. Siamo con i babbi, che sono proprio babbi, dobbiamo essere molto scialli e tranquilli. Ci divertiamo, è molto tranquilla, è molto divertente, devo dire. E quindi adesso i Bob the Mank and the Soul Sister, tutti per noi. Un applauso, ragazzi, però, su un po' di allegria, grazie. Commosso, c'ho la commozione cerebrale. Prova. Sì. Come chi è? No, no, che mi balla tutto, aiuto. Ah, certo. Si scivola la tastiera. Come la faccio? Che ha fatto? No, dai, meglio. Facciamola adesso. Dai. Vuoi darmene uno? Siamo di nuovo in diretta qui dalla televisione web, dalla manifestazione a Milano sui diritti civili, sulla scuola pubblica, insomma sulla laicità dello Stato, e sono qui con 3 studenti, Camilo, Chiara e Marco, che sono venuti a parlare davanti a una platea di persone di scuola pubblica. È una bella manifestazione, insomma. Assolutamente sì, è un tema assolutamente fondamentale, anche perché noi siamo proprio quelli che viviamo la scuola pubblica, l'università pubblica, e insomma la laicità è un valore importante perché non deve avere ingerenze da parte di oscurantismo, disinformazione o discriminazione. E che cosa potrebbe fare lo Stato a riguardo e che cosa secondo voi sta già facendo il governo di oggi per cercare di aiutare una scuola pubblica in difficoltà? Allora, purtroppo a nostro avviso crediamo che ci sia davvero poca iniziativa, nel senso che
purtroppo non esiste ancora una legge sull'educazione sessuale che davvero scardini gli stereotipi e i valori discriminanti, non solo in termini scientifici, ma proprio anche in termini sociali, umani. Questo governo esprime purtroppo anche un po' troppa poca presa di posizione, perché comunque esistono proprio valori non democratici che vengono portati nelle scuole e che invece hanno legittimità, e dovrebbe avere una forza più dura su queste cose. Dovrebbe avere probabilmente una forza molto più dura, anche considerando quello che si spende per le istituzioni private, che secondo l'ultima stima siamo arrivati a 470 milioni di euro l'anno per finanziare la scuola privata. Sì, dunque, questo soprattutto sulle scuole superiori, noi ce ne siamo occupate più volte, soprattutto in Lombardia, che viene usata un po' ed è stata usata come avanguardia da questo punto di vista, col meccanismo del buono scuola, che è sostanzialmente un finanziamento alla famiglia che manda lo studente alla scuola privata. Di fatto, in questo modo, cosa si fa? Si incentivano le persone ad andare a delle scuole private, delle scuole che non educano in modo, come dire, collettivo, nel senso di gruppo, che non hanno assolutamente nulla a che vedere con lo Stato, perché sono scuole che, appunto, in cui lo Stato non può entrare, non può dire nulla, per cui lo Stato si trova a finanziare un'istituzione, una scuola in cui non può dire nulla, come per quel caso che è successo a Monza, cioè un ragazzo è stato lasciato fuori dall'aula perché omosessuale, aveva pubblicato delle foto in cui lo Stato poi non può fare nulla, perché chiaramente praticamente regala dei soldi, regala dei finanziamenti. Allora, se la situazione delle scuole superiori è che cadono a pezzi, che non abbiamo aule, non abbiamo fondi, e questo si sa, mi chiedo perché si dia la priorità a queste scuole piuttosto che alla scuola pubblica. Va bene, ringraziamo questi ragazzi che stanno conducendo una battaglia importante, vi ringraziamo da parte di tutti, e se la regia adesso mi dà l'ok, vorrei far partire l'interesting sulla scuola pubblica. Siamo ancora noi della televisione web in linea dal Parco Sempione per la manifestazione Le nostre vite, la nostra libertà, qua con Andrea Baldeschi. Ciao a tutti. Con cui poi parleremo di tutti i temi che sono stati trattati fino a questo momento durante la manifestazione. Abbiamo parlato di fine vita con gli interventi di Beppino Englaro, il videomessaggio di Mina Welby, in cui si è parlato di laicità dello Stato, dell'ingerenza del ruolo della Chiesa in queste questioni che riguardano i diritti inalienabili di tutti noi cittadini italiani e che purtroppo difficilmente ci vengono riconosciuti ancora oggi dopo anni di dibattito sia politico che religioso.
Ci sono stati quindi gli interventi di Beppino Englaro, che ha parlato dell'esperienza ovviamente che ha coinvolto la figlia a cavallo dagli anni 90 agli anni 2000 e del ruolo che ha avuto questa nello sviluppo del dibattito politico. Poi vi è stato un videomessaggio di Mina Welby, che non è potuta essere presente oggi per un infortunio non grave, in cui ha ancora una volta incitato ai doveri della laicità del nostro paese per garantire i diritti che ancora non ci vengono riconosciuti qui oggi. Abbiamo poi parlato anche di scuola pubblica e privata, con l'intervento di alcuni studenti che hai intervistato tu. Sì, ho intervistato 3 studenti che 2 frequentano ancora il liceo, 1 frequenta l'università e insomma hanno tirato fuori degli argomenti veramente interessanti. Ad esempio un progetto importante per riunire gli studenti che non si ritrovano in una concezione dello Stato che non è ancora abbastanza laica e che potrebbe in qualche modo migliorare soprattutto dal punto di vista dell'istituzione pubblica. Abbiamo parlato di finanziamenti privati, che lo Stato spende tanti soldi e che il governo non sembra essere capace di poter risolvere questa situazione e insomma 490 milioni di euro per le scuole private sembrano decisamente tanto. Troppo. E questo è il bello della diretta. E che cosa possiamo dire ancora? Che comunque questa manifestazione ha riguardato tanti argomenti di una certa importanza: scuola pubblica, scuola privata, eutanasia, fine vita, ma anche l'aborto, ma anche i diritti civili. Come dicevi, la scuola, di cui hai parlato tu con gli studenti, e abbiamo qui anche l'assessore del comune di Settimo Milanese per la pubblica istruzione, che se vuoi intervistare, visto che è il tuo tema preferito, allora le passo il microfono. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, cosa ne pensi della manifestazione di oggi? Questa manifestazione è bellissima, tanti colori, tante diversità, era importante esserci, insomma, assolutamente. Era importante, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di scuola pubblica. Sì. Cosa ne pensi di quello che sta facendo e che sta cercando di fare il Parlamento in questo momento per migliorare la situazione scolastica, che non è ai livelli di quello che l'Italia dovrebbe rappresentare anche dal punto di vista della cultura? Sì, allora io mi sono anche informata rispetto a quello che è la nuova riforma della scuola, che non risolve ovviamente tutti i problemi che la scuola pubblica ha in questo momento, cerca di fare qualcosa. Sicuramente siamo agli anni luce rispetto a una priorità rispetto alla scuola pubblica, rispetto a quella privata, che comunque gode dei fondi regionali. Qui in Lombardia è assolutamente evidente, ci si prova anche a livello comunale a rendere veramente paritario quello che è il rapporto del sistema scuola. Io comunque sono anche assessore alla pari opportunità, abbiamo varato il regolamento dei registri delle unioni civili, quindi per quello che è di nostra competenza cerchiamo di fare il nostro e di prendere la nostra posizione. Certamente, beh, è importante soprattutto in un mondo come il nostro, che comunque cerca di raggiungere quella laicità dello Stato, che fatichiamo ancora anche proprio da un punto di vista non di razzismo ma di diffidenza, no? Nei confronti delle pari opportunità, nei confronti di amore al di là dei sessi, al di là di quello che succede. Assolutamente, a me ha colpito molto l'intervento del parroco, credo fosse, sul nostro comune, che pure è piccolino, di 20.000 abitanti, abbiamo avuto una reazione spropositata da parte delle istituzioni ecclesiastiche contro il registro delle unioni civili. Adesso ci muoveremo su il fine vita e, per quello che è di nostra competenza ovviamente, cerchiamo di coinvolgere più cittadini. La società civile è molto più avanti rispetto a quello che ci vogliono far credere. Va bene, grazie, ringraziamo, grazie mille. La festa, grazie. E ci rivediamo magari più tardi. Va bene, diamo di nuovo la linea al mio collega, caro collega Andrea Sidoti. Eccoci qua di nuovo con Andrea Sidoti. Allora, abbiamo parlato di un po' di cose. Di scuola, insomma, immagino. Di scuola, abbiamo parlato di pari opportunità. Qualcosa di più sull'eutanasia? Cosa potrebbe fare effettivamente lo Stato per migliorare questa situazione? Beh, quello che potrebbe fare è quello che chiediamo con questa manifestazione, è che si prenda finalmente in considerazione quei disegni di legge che pur già si sono proposti
anche grazie alla partecipazione dell'associazione Luca Coscioni, che però non sono ancora stati considerati o comunque non sono ancora stati approvati dopo le varie vicissitudini tra Camera e Senato e dei vari governi che si sono successi. Non si è mai riuscito appunto a giungere a una legiferazione vera e propria e concreta. Quindi quello che chiediamo, che chiede questa manifestazione oggi e tutte le persone che hanno partecipato dal palco, è che appunto si cerchi di sorpassare questa tendenza religiosa che c'è nel nostro paese riguardo a queste tematiche. Nel frattempo vediamo la linea al palco.